Lo sportello del cittadino è a Taranto, nel pieno cuore, nel pieno centro umbertino, presso la pasticceria Il Caffè Dolce. Siamo con il titolare Luca Serio e vogliamo raccontare un triste episodio che è accaduto giovedì 25 marzo, intorno alle ore 22, un furto con scasso, in un orario non assolutamente proibitivo, nel pieno centro, non in una estrema periferia. E Luca, raccontaci un po' la vicenda, perché è davvero incredibile. Niente, praticamente giovedì sera alle 22 precise, due malviventi a bordo di un motorino hanno praticamente sfondato una delle nostre porte d'ingresso. La vetrata, per capirci. La vetrata, anche un po' la porta, e sono entrati dentro e hanno praticamente sfigato il cassetto del registratore. Svelto proprio il cassetto del registratore di cassa, facendo cadere tutto a terra, distruggendo praticamente il registratore di cassa, per portarsi alla fine pochi spiccioli, perché comunque già il lavoro è poco, non è che soldi ce ne siano tanti. Quando uno va via porta l'incasso, quel poco che si sta incassando, peraltro. Esatto, ormai banconote, soldi non ne possiamo lasciare. Per pochi spiccioli ci hanno fatto un danno non indifferente, perché parliamo di circa 5.000 euro tra la sostituzione del registratore di cassa e la porta. La cosa più grave, scusate, è che è successo alle 22 di sera e non è la prima volta. Noi abbiamo subito due furti in 4 mesi, l'altro furto a novembre con la stessa modalità, sempre in zona rossa. E l'unica cosa che posso dire è che questa volta le forze dell'ordine sono state molto più reattive, c'è stato un intervento quasi immediato, quasi tempestivo, e purtroppo, per sfortuna, non sono riusciti a prendere. Però devo dire che è stato fatto un grande lavoro dalle forze dell'ordine, che mi sono stati molto vicini, e veramente sto vedendo io con i miei occhi un grande impegno da parte loro per cercare di risolvere questo grande problema. Anche perché non è il primo caso, già altre attività commerciali hanno subito dei furti proprio nei paraggi, ma ovviamente io non sono un inquirente, per carità, non posso esprimere giudizi, valutazioni sulle dinamiche, però sta di fatto che, almeno da quanto apprendiamo, spesso nel parcheggio retrostante, quello, per capirci, dell'anfiteatro, quello che meglio doveva essere un anfiteatro, ora è un parcheggio, e la sera bivaccano tipi poco raccomandabili. Non sappiamo se sono stati o non sono stati loro, sta di fatto che ci sono delle situazioni strane che andrebbero meglio monitorate. E l'aspetto che più mi preoccupa è che quello che è accaduto è accaduto. Tu hai avuto un danno grosso, però se non si pone una soluzione definitiva, non si trova una soluzione definitiva, qui questi episodi potrebbero verificarsi di nuovo. E che facciamo? Ogni volta rompiamo, ripariamo, rompiamo e ripariamo? Sì, effettivamente è un periodo che qui nell'ex mercato coperto la sera si riuniscono a volte anche un gran numero almeno c'è del bivacco, minimo. Quello sicuro, perché la mattina, quando noi, dato che apriamo molto presto la mattina, essendo una pasticceria, troviamo all'interno di tutto: bottiglie di birra, di liquore, resti di cibo. Qualcuno di loro sicuramente fa uso di droghe, quindi troviamo un po' di tutto. Il discorso è che ultimamente in questa zona si stanno verificando, oltre furti ai locali, anche alle macchine. Diverse macchine hanno subito dei danneggiamenti perché magari avevano lasciato qualcosa in macchina e questi elementi hanno rotto i vetri per rubare qualche fesseria che c'era all'interno. Diciamo che da quando c'è questa situazione, molti malviventi approfittano del coprifuoco per poter agire indisturbato la notte, in quanto non c'è nessuno. Più silenzio. Però, ripeto, mi fa specie il fatto che le 22, le 10 di sera non rappresenta quest'ora un orario, non è il pieno della notte, e poi farlo in una zona centralissima della città, cioè siamo in pieno, cioè siamo a due passi da Piazza Immacolata. Fosse stata un'estrema periferia, potevo anche capire, no, il buio, il silenzio, ma viva Dio, in una realtà visibile, una realtà che pulsa anche a quell'ora comunque.
è il centro di Taranto. Sì, sì, sì. C'è da dire che loro hanno agito, diciamo proprio infischiandosene delle varie telecamere, perché qui in questa zona tra noi altre attività abbiamo tutte le videocamere esterne e interne, proprio perché purtroppo bisogna salvaguardare. Tutelarsi. Beh sì. E questi malviventi agiscono incuranti delle telecamere, perché agiscono a volto coperto, a volte è difficile identificarli, però ripeto, questa volta la polizia si sta prodigando molto per riuscire a bloccare questa situazione, perché sta diventando un problema serio della zona. L'appello che rivolgo al questore è che questo episodio, così come tanti altri, rappresentino davvero il punto di partenza per far sì che si venga monitorata sistematicamente la situazione, perché poi quando si comprende che le forze dell'ordine ovviamente hanno gli occhi addosso e quindi controllano la situazione, i malviventi sicuramente cambiano obiettivo. Quindi ben venga l'impegno, per carità, delle forze dell'ordine, però risolviamo questa situazione, perché stiamo parlando di un'attività che già con le restrizioni del Covid sta patendo le pene dell'inferno. Sì. Se poi uniamo a questo i danni provocati dai malviventi, e veramente poi siamo alla disperazione, diventa una situazione insostenibile. E Taranto non merita questo. Oltretutto stiamo parlando di un'attività, conosco già tuo padre, quindi è una figura storica del commercio tarantino. 40 anni di attività. Siete una realtà che non è solo un'attività commerciale, ma è un punto di riferimento proprio umano per la città, per il borgo. Sì, e noi, ripeto, sono 40 anni di attività. Io personalmente sono cresciuto in questa zona, mi conoscono tutti, devo dire che ho avuto molte attestazioni di stima e di solidarietà da parte di tutti. Questo mi fa un gran piacere, perché nei momenti di difficoltà è bello avere qualcuno. Il calore umano. Bene Luca, è l'occasione per farti gli auguri di una Pasqua con le vostre prelibatezze. E io dico, come diceva Edoardo, ad passare nuttata, sia con riferimento all'emergenza Covid, sia con riferimento a questi episodi di criminalità, tenete duro. E ci rincuora l'impegno costante e strenuo delle forze dell'ordine. Dallo sportello del cittadino, da Taranto, dalla pasticceria Il Caffè Dolce, via Anfiteatro, è tutto. Alla prossima.